been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Una buona serata anche dalla redazione sportiva, 20 e 2 minuti, terzo tempo live per parlare diffusamente del campionato di Serie B, in particolare del Pescara. Pochi rischi, un Pescara equilibrato oggi in fuori casa, insomma è arrivata anche la prima affermazione esterna che tardava addirittura da 16 mesi l'ultimo successo dei biancazzurri in campionato lontano dall'Adriatico, il 29 maggio 2016, partita di playoff contro il Novara, in campionato dal 14 maggio sempre del 2016, 5-2 al Braglia di Modena, deciso Capone con un gol realizzato al 36esimo del primo tempo. Abbiamo visto davvero un Pescara molto attento, soprattutto nelle retrovie, azzerate tutte le amnesie che avevano caratterizzato questo inizio di campionato da parte dei biancazzurri, un po' sulla falsa riga della partita di Cremona, anche se nel secondo tempo di oggi la Pescara ha giocato sicuramente meglio, poteva anche mettere in ghiaccio il risultato, ma Pigliacelli di fatto è stato uno spettatore nel confronto odierno. Buonasera ad Aldo Fattore, buonasera a Paolo Toro, i miei due compagni di Ventura. Buonasera, in questo speciale. Beh, insomma, vi ritrovate in questa sintesi oppure vogliamo aggiungere dell'altro? No, devo dire che il Pescara è stato molto attento, ha avuto solo un'amnesia sì, verso la fine del primo tempo, quando Bakogo stranamente si è trovato da solo. E poi vabbè, hanno chiuso bene, però erano... Tu dici sul cross che c'è stato? No, che... quello di testa, ah, che, no, quando si è trovato da che solo, c'è stata... infatti ha detto anche il cronista di Sky, ha detto, c'è stato un intervento difensivo di coda. Sì, però tutto sommato la squadra si è comportata bene e devo dire che mi piace sottolineare oggi la prestazione del Sole, mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto. Quindi soprattutto del Sole per Aldo Fattore. Coulibaly ha fatto una buonissima partita. Nessuno parla di Canutè, Paolo Toro, Canutè ti è piaciuto? Sì, Canutè mi è piaciuto perché soprattutto per come ha tenuto la posizione, ha sbagliato qualche appoggio, però ha fatto vedere che quel ruolo lo può interpretare molto bene. Per me il migliore di tutti forse è stato È stato Bovo, veramente un equilibrio anche per notevole me. Io, alla difesa. Per Canutè, ecco, non gli ho dato, non ho messo il migliore perché ha sbagliato diversi appoggi, sì, però ha giocato bene. Ma diciamo tutta la squadra si è espressa bene, assolutamente, ed è, forse meritava abbondantemente il 2-0. L'unica azione che hanno fatto loro, un colpo di testa di Mbakogu, sì, che Balzano l'ha un po' disturbato, e se no dopo mi pare che Pigliacelli non abbia... Partita in totale controllo, no? Totale controllo. Un Pescara più equilibrato in sintesi, no? Rispetto alle prime partite di campionato. Io penso che il messaggio che ci arriva da questo Pescara di oggi sia un messaggio di razionalità e di equilibrio. Razionalità nel senso che ha saputo gestire meglio le varie fasi della partita, soprattutto il vantaggio per tutto il secondo tempo, migliorando di molto il proprio gioco. E l'equilibrio nel senso tattico, credo, cioè nella distribuzione sul campo dei vari reparti, dei collegamenti e tutto il resto. È stata una prestazione confortante, sicuramente nel segno dell'auspicato miglioramento. Assolutamente. Doveva dare continuità alla Pescara, quinto risultato utile consecutivo, prima affermazione esterna. Due partite senza subire gol, insomma, per quanto riguarda Zeman è una notizia. È stata bella l'intervista alla fine su Sky. Su Sky, sì. Ha detto: io preferisco fare un gol in più, prenderne uno ma farne uno di più. Non so se l'hai sentito.
gli avversari. Sì, 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 l'ho sentito. Come al solito. Poi lo ascolteremo in conferenza stampa, non si smentisce affatto il tecnico boemo, incontentabile, perché poi sentiremo insomma la sua analisi. Dunque a Carpi, Pescara batte Carpi 1-0. Vediamo però il quadro completo dei risultati. Naturalmente ci sono due posticipi: domani alle 15 Foggia Novara e alle 21, alle 20:30 lunedì nel nuovo stadio Benito Stirpe di Frosinone si affronteranno Frosinone e Cremonese. Intanto in Serie A, primo stop stagionale per la Sampdoria, addirittura 4-0 perde a Udine, dunque trionfo totale della squadra di Del Neri, un po' in difficoltà in queste battute iniziali del massimo campionato. De Paul al 27esimo, poi doppietta di Maxi Lopez al 66esimo e all'85esimo, Fofana sul rigore al 95esimo ha fissato il definitivo risultato sul 4-0. Sì, Lopez aveva segnato il primo gol della doppietta su calcio di rigore al 66esimo, rivitalizzato Maxi Lopez. Anche il primo sul rigore. Il primo. De Paul sul rigore. De Paul sul rigore, avete ragione. De Paul sul rigore al 27esimo, quindi ci sono stati ben tre rigori a favore dell'Udinese. De Paul, Maxi Lopez e poi Fofana a chiudere il conto al 95esimo. Questa è la classifica aggiornata. Vabbè, naturalmente si è disputata una sola partita. Vi ricordiamo Genoa-Bologna alle 20:45, dunque tra poco meno di 45 minuti. Per quanto riguarda la Serie B, i risultati della settima giornata del girone di andata: Ascoli-Palermo 0-0, Avellino-Empoli 3-2, Brescia-Perugia 2-1, a Carpi-Pescara batte Carpi 1-0, ha deciso dunque Capone al 36esimo, terzo gol nelle ultime quattro partite per il gioiello dell'Atalanta, classe 99, purtroppo in prestito secco dal club orobico, quindi non può vantare nessun diritto di riscatto il Pescara. A Cittadella Entella batte Cittadella 1-0, Foggia Novara come detto alle 15 di domani, Frosinone Cremonese lunedì alle 20:30 al posticipo a chiudere questa settima giornata. Gli altri verdetti: Parma Salernitana 2-2 giocate ieri, tra l'altro questa è stata una rimonta, si è trattato di una rimonta, sono state quattro le rimonte in questa giornata, Parma in vantaggio per 2-0 e poi ci sono stati i due gol della Salernitana, il pareggio di Vitale sul calcio di rigore nei minuti finali della contesa. Anche qui vittoria e rimonta, Provercelli batte Cesena 5-2, forse è arrivato al capolinea, purtroppo lo diciamo, Andrea Camplone tecnico della Cesena, del resto insomma l'inizio è stato molto tribolato per la squadra romagnola, terza sconfitta consecutiva, Cesena che però era in vantaggio per 2-0 e poi in 7 minuti nel secondo tempo ha subito in 9 minuti ben 3 gol, ha ribaltato la situazione la squadra di Gianluca Grassadonia al primo successo stagionale. Ternana Venezia 2-3, era quasi praticamente era riuscita la rimonta in questo caso alla Ternana perché il Venezia era in vantaggio per 2-0, poi la Ternana ha fatto 2-2, ma al 93esimo ha deciso il match l'esperto difensore centrale della Venezia Domizzi. Spezia batte Bari 1-0, qui non possiamo parlare di rimonta, assolutamente no, però lo Spezia era in 10 uomini e ha vinto la partita, una partita dal risultato però bugiardo. Mala tempora currunt per gli allenatori pescaresi, sì, Camplone a Cesena è grosso per una partita assurda, una partita che forse il partita dominata gli stava stretto e alla fine un tiro dal limite di Lopez, ex sì. Benevento, ha perso un grandissimo partita. Gol, il giocatore uruguaiano con il passaporto spagnolo, anche se il più bello l'ha fatto e poi è stato premiato come miglior gol da Sky Donnarumma con l'Empoli. Beh, secondo me il più bello è stato quello di Sprocati, poi rivedremo. Beh, un po' ha rifatto un gol simile a quello, sì, che ha fatto contro il Pescara. Infatti, secondo me è stato molto più difficile quello di Sprocati, anche se il gol di Donnarumma per carità è stato molto bello. La classifica del campionato di Serie B e poi partiremo con la sintesi del match Carpi-Pescara 0-1, il gol di Cristian Capone al 36esimo, Frosinone, Perugia, Palermo e Avellino in testa a quota 13, ma attenzione perché Frosinone deve ancora giocare la sua partita lunedì nel nuovo stadio Benito Stirpe contro la Cremonese ore 20:30. Massimo. Empoli e Carpi 11, Pescara, Massimo. Cittadella, Venezia, Parma e Spezia 10, Brescia, Bari ed Entella 9, Cremonese, Salernitana 8, Ascoli 7, Novara e Foggia 6, Ternana 5 insieme con la Provercelli, chiude il Cesena con 4 punti. Volevi dire? La sorpresa è l'Avellino. Beh, sorpresa però fino a un certo punto, no, buona squadra. Sì, vabbè, però inizialmente adesso c'ha 13 punti, io non, onestamente non ci avrei scommesso. Tu pensa un po', con almeno 4 punti regalati dal Pescara, il Pescara sarebbe in testa, almeno 4, non dico 6. Scusa, almeno 4. Se dovesse andare in testa, che deve fare il Pescara?
Vabbè, che significa? Sì, si gioca per perdere. Mi voglio divertire in Serie B e rimanere in Serie B. Ma perché questo è un altro discorso. Appunto. Però non è che si scende in campo, certo, per perdere, certo, o per pareggiare, si scende in campo per vincere. Io ti dico che onestamente, come da sportivo, è una teoria bizzarra quella non di è Aldo, bizzarra, no, Paolo? Non è da... Ma secondo me è opportuno chiaramente porsi davanti, poi si vedrà, sempre scusa, meglio stare un giocatore, primi, faccio che non un esempio, sì, no? Del Sole, l'unico giocatore buono che c'è già l'hai venduto. Sì. Quindi onestamente, io voglio fare un bel campionato, fare divertire tutta l'opinione pubblica, parla bene della squadra, ma è inutile. Io dopo l'esperienza dell'anno scorso, la Serie A, ci ho messo proprio una pietra tombale, preferisco la Serie B a vita. Beh, certo, se noi analizziamo quello che è successo l'anno scorso, perché no, sono sempre in perfetta consonanza con te, però nessuno ha detto al Pescara di vincere il campionato, no, perché questa è una squadra che non è attrezzata in questo momento per potersi imporre, magari lo sarà nei prossimi mesi, ce lo auguriamo. Dato che io sono un estimatore di Zemmer, io sono convintissimo che il Pescara sarà una grandissima protagonista del campionato. Però onestamente, da un altro lato, mi auguro che non ce la faccia andare in Serie A. Si sembra assurdo questo discorso, però è così. Troppo scottato Aldo Fattori. Cioè, non abbiamo una società forte, diciamo la verità. Anzi, noi dobbiamo fare un monumento a Sebastiani che riesce a far quadrare il bilancio e tutto quanto, ma onestamente oggi il calcio è diventato solo per la gente che ha soldi. Paolo? Ma è vero che il dimensionamento del Pescara probabilmente è il campionato di Serie B, però io non sono d'accordo. Se si può vincere il campionato, si deve cercare di vincere, di andare in Serie A e cercare per la terza volta di impostare una programmazione seria per affrontare un campionato della massima come si deve, sì, con la giusta fisicità, con la giusta organizzazione. Vabbè, adesso è così, però probabilmente con una promozione in Serie A è auspicabile che molte cose allora cambieranno. Prima di avere al telefono stiamo lì, grande maestro, zero gol Marco Di Giosaffatte, poi Rita Consorte, ottima prova del Pescara, bene la difesa con Bovo, discreto Koulibaly, insomma con la vittoria di oggi siamo a meno 3 dalla vetta. Telefono, pronto Rete 8 Sport e poi la sintesi. Ciao, Massimo Ivan da Pescara. Ciao Ivan. Ci siamo incontrati al San Marco, ti ricordi? Ah, come no? Come? Ci sente. Tutto bene? Sì, tutto bene, sì. Tutto a posto, sì, sì Ivan. Sì, grazie a Dio. Ho visto prima le immagini dell'intervista, Luca Febbo non si poteva vedere con quei capelli. Chi? Non ho capito. Luca Febbo, il mister. Il mister? Sì. No, stavo pensando alla partita del Pescara, sì. No. Il Delfino Flacco Porto, come no? Sì. Tra l'altro una bellissima esperienza, Come no? Io sono 23 anni che ci lavoro con loro. Sono 23 anni, quindi. Sei piuttosto longevo, insomma. Sono un po' come Chiacchiaretta, che è un po' la storia del calcio dilettantistico pescarese. Come no? Senti un attimo, lo dico una cosa. 10 sì. Punti. Sei li abbiamo regalati, siamo a 16 punti, le partite pareggiate. Dai, diciamo 4 su 6, dai. Perché 4? Beh, dai, insomma. Tu vuoi fare quella col Frosinone? Quella col Frosinone alla fine. Io ho detto che paradossalmente alla fine è stato un punto guadagnato. Perché se l'arbitro assegna il gol regolare a Ciofani, insomma, si va a casa con una sconfitta. Però ti può dare pure il rigore. Sì, no. Vivi la partita. Per carità. Voglio dire, ma adesso come Zeman ha cominciato a capire come fare le partite, cioè chiudersi bene un po' in difesa, studiare un po' la squadra, sì, l'avversaria, e vedere come giocare. Certo. Che questi sono stati sbagli suoi, che tu 3-0 col Frosinone alla fine del primo tempo, non puoi prenderci 4 gol al secondo tempo, ti chiudi, giochi, mi fai correre e vinci la partita. Perfetto, no? Ivan, anche se Zeman non lo ascolteremo, non la pensa esattamente così. Ma naturalmente poi manderemo in onda uno stralcio della conferenza stampa. Grazie Ivan, vuoi aggiungere dell'altro? Ci servono i 3 punti ogni domenica, quello ci vuole, il tifoso vuole quello. Certo, il risultato è sempre l'essenza di questa disciplina, assolutamente. 1-0, 6-0, certo. L'importante è riportare i 3 punti, come abbiamo fatto oggi, 1-0 e va bene. Perfetto,
Grazie, grazie Ivan. Grazie, buona serata. Un abbraccio a Ivan. 20 e 15 minuti, andiamo a rivedere un po' le azioni più importanti di questa partita. Dunque a Carpi, Pescara batte Carpi 1-0 per Brugman. Ha un dato statistico, centesima presenza con la maglia del Pescara, tra l'altro aveva esordito, io non lo ricordavo, quindi ho ascoltato per bene il telecronista di Sky oggi quando ha fatto la telecronaca, aveva esordito in Coppa Italia nel 2012, agosto 2012, proprio contro il Carpi in casa, quindi insomma è un cerchio, se vogliamo, che si chiude. La sintesi, a Carpi, Pescara batte Carpi 1-0, ha deciso Capone, vediamo. A Carpi, facile il gioco di parole per cogliere l'attimo. Pescara in cerca di punti, consapevolezza e continuità. Squadra decimata, ben 9 assenze, oltre ai soliti noti anche Crescenzi e Zampano. A distanza di 3 anni, nuovo debutto in biancazzurro per Antonio Balzano, a centrocampo prima da titolare per Canutè, Brugman a mezzala. Per contro 3-5-1-1, Sabbione nel trio di centrali di difesa completato da Poli e Ligi, Jelenic e Pasciuti sulle fasce, Giorico regista, Saric e Saber, mezzali, Concas nella terra di nessuno alle spalle del rientrante Bakogu, in panchina gli ex Serraiocco, Vittorini e Brosco. Nel primo quarto d'ora nulla di rilevante, ci prova Saber dalla distanza, tiro prevedibile, nessun problema per Pigliocelli. Al 20° da Brugman a Del Sole, controllo dal limite sinistro centrale bloccato in 2 tempi da Colombi. 2 minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, Sabbione stacca pericolosamente in anticipo su Coda ma non trova la porta. 24° Carpi vicino al vantaggio, spunto di Pasciuti che alza la testa, espira Bakogu, Balzano fa volume, azione di disturbo provvidenziale, pallone sull'esterno. Minuto 29, splendida controfuga del Pescara, Del Sole, Pettinari, arriva Brugman al rimorchio che la mette in mezzo invece di concludere da posizione invidiabile, grande opportunità fallita dei biancazzurri. Preludio tuttavia al gol, 36° manovra insistita, avvolgente, Balzano inserisce di Koulibaly, invito basso, Capone brucia tutti e con un destro ravvicinato fredda Colombi per il gioiellino dell'Atalanta, terzo gol consecutivo in 4 partite. Si chiude qui il primo tempo, Carpi 0, Pescara 1. Ripresa, subito un cambio, Manconi punta di ruolo, rimpiazza Concas, Calabro inverte le posizioni degli esterni, Jelenic a destra, ovvero la sua fascia di competenza, Pasciuti sul versante opposto, stessa cosa dicasi per le mezze ali. Saric e Saber al 9° disattenzione nelle retrovie, assist di Giorico per Saber che svirgola e spreca un'ottima chance. 16° ripartenza biancazzurra da Koulibaly a Del Sole, affrontato da Ligi, gran sinistro e prodezza di Colombi che devia in calcio d'angolo. 19° ancora in evidenza Del Sole, parte il cross, Pettinari sbuca alle spalle di Sabbione ma non trova lo specchio, bene lì per Capone, Belloni rileva Giorico. Al 24° Ganz in luogo di Pettinari. 33° Brugman, ricamo per Del Sole che precede Poli, prova a coordinarsi, anticipato in extremis da Colombi. 35° fuori Saber, dentro il terzo attaccante Malcore, 3-4-2-1. 3 minuti più tardi Jelenic salta Brugman, arma il destro, brivido, in realtà l'unico dei secondi. 45 minuti, braccia al cielo, seconda partita senza subire gol, soprattutto prima vittoria esterna stagionale, non accadeva da 16 mesi, avanti così. Eh già, avanti così, insomma, sicuramente si può fare meglio, però la squadra comincia a migliorare, intanto non prende gol ed è un fatto assolutamente importante negli ultimi 2 incontri, 0 gol al passivo, è vero, segna meno rispetto alle prime giornate di campionato, però alla fine la continuità diventa un valore aggiunto in questo campionato, no? Sì, Aldo e Paolo. Dare continuità ai risultati è molto molto importante. Comunque sia, anche oggi, vedi, è vero, è finita 1-0 la partita, però il Pescara ha avuto almeno 2 occasioni limpide per fare più di un gol. Perché io sono sempre dell'avviso che le squadre di Zeman sono molto propositive, per cui l'importante è che non le prenda i gol, perché sennò ogni partita le 3-4 occasioni ci sono sempre. Intanto è ufficiale, purtroppo lo diciamo, l'esonero di Camploni, esonerato Andrea Camploni, è andato Castori, cioè sono ufficializzato l'esonero. O Drago, si dice
È pronto Castori, ma secondo me sta succedendo qualcosa, perché sono andato a leggere la pagina di Castori, c'è scritto Cesena 2017-2018, quindi evidentemente è ufficiale anche l'ingaggio di Castori. Tra poco verificheremo. Ma sai perché ti ho detto questo? Perché c'hanno al libro paga Drago, allora dato che c'è una situazione un po' pesante, si vociferava che potesse essere Drago. Tra l'altro Castori è stato già Cesena 5 anni, dal 2003 al 2008, con ottimi risultati, ha riportato il Cesena in B nel 2004 e credo che abbia fatto poi anche i playoff o li abbia sfiorati, adesso non ricordo bene, però insomma sicuramente un lustro a Cesena con grandi risultati per Castori, che è stato l'artefice principe del miracolo Carpi, la prima storica promozione nel 2015 della squadra emiliana. Tra l'altro anche lo scorso anno il Carpi di Castori ha sfiorato la Serie B nella finalissima col poi vinta dal Benevento. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Pronto Massimo, sono Francesco. Salve Francesco. Ciao Massimo. Senti, io mi voglio un po' parlare con i tifosi, perché qui non si capisce se siano tifosi o sono critici a livelli stratosferici, perché quello che ha detto quello che mi ha preceduto prima, vorrebbe che Zeman, il maestro, facesse il catenaccio e poi giocasse di contropiede. Molto probabilmente Zeman non lo conosce, non conosce le partite del Pescara di Zeman, non conosce il lavoro di Zeman che sta facendo quest'anno, lavoro veramente grande, perché è una squadra giovane, una squadra che deve incominciare a capire come funziona il campionato di Serie B. Dal centrocampo all'attacco sono tutti ragazzi, abbiamo qualche vecchietto dietro, quindi c'è solo da migliorare. Quindi io vedo questa squadra in prospettiva, secondo me ci darà grande soddisfazione. Non so se riusciamo a vincere il campionato o meno, ma perlomeno questa è una squadra che ci darà grandi soddisfazioni. Questi tifosi dovrebbero fare mente locale, essere più tranquilli, per cui seguire la squadra e vedere i progressi che questo tecnico, secondo me, preso ad hoc per essere un allenatore che darà il rilancio definitivo alla società biancazzurra e alla Pescara Calcio e alla città di Pescara. La ringrazio. Grazie Francesco, io concordo, perché insomma Zeman, non lo dimentichiamo, ha un materiale umano sì sicuramente di prospettiva, però sono tutti molto giovani. Oggi, ma non è successo solo oggi, dall'inizio del campionato, in campo dal primo minuto 2,98 e 2,99, cioè stiamo parlando di ragazzi che fino a ieri o l'altro ieri o non giocavano, come Koulibaly, perché Koulibaly è un metallo grezzo che sta comunque migliorando a vista d'occhio, oppure giocavano nella primavera come Capone e Del Sole, tanto per citare. Non so se hai sentito la battuta oggi del Diaghemo di Sky, ha detto il trio d'attacco stasera del Pescara, praticamente tutte e tre insieme fanno 3 anni meno dell'età che c'è, quindi 67 anni, questo la dice lunga su. Assolutamente. Però assolutamente. Quello è il terreno fertile per Zeman. Zeman si esalta con questi ragazzi. Tra l'altro Paolo, c'erano oggi anche 9 assenze, no? Le vorrei ricordare, perché in difesa gli esterni erano scelte obbligate, ha esordito Balzano, tra l'altro una buona partita per l'ex capitano del Pescara a distanza di 3 anni, dunque nuovo debutto per Balzano. Fuori Crescenzi, Zampano, Perrotta, Campagnaro, Mancuso, Latte, Proietti, Palazzi e Selasi. Un'altra squadra. Cioè, praticamente. E Mancuso è un buon giocatore. Che dovrebbe rientrare, dovrebbe tornare a disposizione. Usiamo quanto mai il condizionale di rigore in questi casi contro il Cittadella. Partita in programma domenica prossima alle 12.30. Paolo? Ma io, appunto, dico che il Pescara sicuramente ha un organico ben equilibrato, nel senso nella varia distribuzione dei ruoli, sicuramente una squadra al completo. Certo, ogni anno si ripropone questa storia degli infortuni, di cui ha parlato pure un po' Zeman nell'ultima conferenza stampa. Sicuramente la squadra al completo, sicuramente ovviamente è anche acerba, perché ci sono, come hai detto tu, diversi giocatori che quindi si trovano all'esordio praticamente in Serie B. Zeman è probabilmente il tecnico che meglio di ogni altro probabilmente può tenere le redini di una formazione del genere. È chiaro che a tutti quanti piacerebbe vedere vincere con un bel risultato, vincere con i gol.
c'è sempre poi la solita questione, sì, gioca bene però perde, gioca male, gioca così così però vince, eccetera. È chiaro che la classifica purtroppo la fanno i risultati. Certo. Zeman con la sua filosofia, che non tende a rimuovere ovviamente, pensa sempre di giocare per fare un gol in più degli altri, quindi diciamo che non sta tanto a vedere tatticamente adesso fermiamoci, però io dalle ultime due partite, soprattutto la partita di oggi, vedo che forse è un fatto anche inconscio, oggi la squadra ha giocato con più raziocinio. Sì. No, a me è sembrato, nel secondo tempo i terzini credo che non siano mai arrivati alla linea di fondo avversario come invece succedeva, ed è successo pure che Capone e Del Sole, che alla fine era sfiancato, forse hanno aiutato un po' di più anche ai centrocampisti nella fase di ripiegamento. Quindi voglio dire, comunque è una squadra che ha giocato diciamo più razionalmente, e forse anche questo è un fatto che poi ha determinato la vittoria, che è stata inequivocabile, perché il secondo tempo è stato veramente schiacciante. Perfetto, allora ci fermiamo per la prima volta. Intanto Donato Rulli scrive: buonasera Massimo, bella vittoria sia per la classifica che per il morale, squadra in crescita, oggi si è vista l'esperienza di Balzano, mi è piaciuto anche Del Sole. È proprio così, Balzano ha conferito quell'esperienza che serve soprattutto nelle retrovie, ma soprattutto quella grinta, quella cattiveria, quella personalità. Aveva voglia di giocare Balzano, poi lo ascolteremo. Tra l'altro non giocava una partita da 4 mesi. Allora 20 e 27 ci fermiamo per la prima volta, restate con noi. A Reggio Emilia, la San Benettese ha vinto a Reggio Emilia 2-0, era l'anticipo del campionato di Serie C, i gol di Gelonese e Miracoli. Parleremo anche sul finire di questa trasmissione del Teramo, che domani ospiterà la fermana dell'ex Marco Sansomini, una partita attesa. Il Teramo deve riscattare la sconfitta di Pordenone, che ci sta sulla carta, perché il Pordenone è una squadra che negli ultimi 2 anni ha fatto 2 semifinali playoff. Tra l'altro lo scorso anno è stato il Pordenone di Tedino, attuale allenatore del Palermo, scippato, lo dobbiamo dire, senza tema di essere smentiti, dal Parma. È stata una partita, insomma, l'arbitro ne ha commesse. Vabbè, ma lì era scritto che il Parma dovesse andare in Serie B. E quindi insomma il Pordenone ha proprio la squadra attrezzata da anni, tra l'altro anche rinforzata quest'anno per poter primeggiare in Serie C. Allora Giovanni Mammarella scrive: finalmente una vittoria dopo 4 pareggi consecutivi, ora diamo continuità a questo risultato, avanti così, forza Pescara. È proprio così, insomma, mi pare logico, il must, potremmo dire, potremmo definirlo così, dare continuità in questo momento in attesa che il gioco migliori, almeno come vuole Zeman, che oggi a fine partita, come ricordava lo stesso Aldo Fattore, stiamo per ascoltarlo nella prima porzione di conferenza stampa: preferisco sempre prendere gol e farne uno in più degli avversari. Il solito Zeman, che insomma è controcorrente, no? In tutto e per tutto. Sì, però è sempre stato un grande. Guarda, tutte le volte che mi ricordo, tantissimi anni fa, quando andai a vedere per la prima volta il Foggia dei Miracoli. Sì. Era divertente proprio. E poi si è confermato sempre dovunque è andato, e anche a Pescara è vero che ha portato. Io ricordo l'anno prima che venisse a Pescara, andai a B di Lanciano Foggia, sì. 4-3, come c'era no? Insigne col Foggia, Romagnoli, no? E fu una partita bellissima. Insigne, proprio, Romagnoli, Icone, sì. Insomma c'erano tanti. E l'anno dopo poi è venuto a fare lo show a Pescara. Assolutamente, c'era Sau. Ricordo, sì, Sau. Insomma, è una squadra importante. Faceva gol a raffica, ma ne prendeva. Potrebbe essere uno Zeman 2.0, lo chiedo a Paolo Toro. Ma secondo rivisto me è corretto, no? Secondo me è difficile, a 70 anni è difficile cambiare filosofia. Certo è una scuola di grande sacrificio, di grande dedizione, per cui è chiaro che i migliori risultati li riesce ad ottenere con i giocatori giovani, certo, che si vogliono creare una prospettiva, che sono disponibili a sacrificarsi. Con i giocatori professionisti già arrivati, questo discorso di Zeman si è sempre rivelato un po' più difficile, molte volte ha anche condizionato la propria carriera, diciamo. Però insomma è un fatto che è un maestro in campo che non rientrava effettivamente nei piani dell'allenatore, seconda partita consecutiva senza subire gol. Questa è una risposta che darà tra breve Zeman, anzi l'ha data un collega che gli ha posto proprio questa domanda. Ma intanto Zeman in generale sulla partita, sentiamo che cosa ha detto il tecnico boemo. Vabbè, non è che 1-0 è un grande risultato, è il risultato che ci fa bene per la classifica e andiamo avanti. Poi a parte che
ci dobbiamo abituare a giocare in Serie B. Noi, a parte i vecchi che sono abituati in Serie A, dove si gioca diverso e dove si gioca molto su possesso, le squadre in B giocano più su palla lunga, che ci allunga la squadra, e poi non riusciamo a preparare bene le azioni. Abbiamo fatto 4-5 in tutta la partita per dimostrare che li sappiamo fare, però per me ce ne vogliono di più. Vabbè, io non voglio essere cattivo, è diverso che non si fanno errori individuali dietro che ci costavano gol prima. Io ripeto, concetto che io preferisco prendere gol quando siamo sbilanciati, quando attacchiamo, che quando ci mettiamo tutti dietro e facciamo errori individuali. Comunque importante era fare il risultato, dopo 4 pareggi ci voleva la vittoria, l'abbiamo ottenuto lottando. Non è che il discorso subisce meno, io voglio che la squadra riesca a attaccare tutti e difendere tutti, e se si riescono a trovare equilibri la cosa ci viene. Noi, ripeto, in fase offensiva abbiamo sbagliato tante giocate facili anche a 5 metri e quello poi devi camminare dietro, e siamo sempre troppo lunghi. Perché io, se vedo attaccante attaccare, la difesa deve seguire, non può stare ferma, perché poi si aprono gli spazi per gli avversari. Magari l'avversario oggi non ne ha approfittato, ma secondo me in altre partite lo paghiamo. A me, se non mi sparano prima, spero che ci arrivo, perché mi diverto ancora, anche se ora si soffre di più rispetto a prima. Così dunque Zeman, l'ultima risposta alla domanda di un collega di Carpi, che gli diceva: insomma, ci sono degli allenatori di fatto immortali, Ventura, Trapattoni, che Trapattoni addirittura credo che abbia qualche anno in più di Zeman, e lui ha detto: beh, se non mi sparano io continuerò a fare l'allenatore anche se si soffre di più, e questo è un fatto assolutamente naturale. Ma tornando proprio sull'atteggiamento tattico che vorrebbe Zeman dalla sua squadra, incontentabile il tecnico boemo, perché lui dice sempre, insomma, la sua filosofia è unica e non si modificherà nel tempo, tutti devono attaccare e tutti devono difendere. Come si fa? Lui comunque sia, le sue squadre hanno sempre avuto questo nel DNA delle squadre, sì. C'è sempre stato di fare un gol più dell'avversario, certo. E quindi, come diceva Toro, non cambierà, 70 anni certamente non cambierà. Però bisogna anche valutare le caratteristiche dei giocatori, sì, perché i difensori che ha il Pescara in questo momento non sono difensori veloci, e parlo dei centrali che sanno accorciare in avanti. Però oggi per esempio… Oggi però sono stati bravi anche oggi in questo. Oggi Balzano e Mazzotta, sei notato, poche volte sono andate, certo. Hanno superato la metà campo. Sì. Perché è evidente, e poi il centrocampo ha fatto più filtro e non ha rischiato niente. Però il problema è questo. Quindi un po' in contraddizione con quello che diceva il boemo. Sì, perché oggi è stato in contraddizione, perché le squadre di Zeman, anche quando stava qui a Pescara, andavano avanti due terzini, turno si alternavano, se ti ricordi, ma sempre sono state squadre di Zeman. Quando stava a Roma, a Cagliari, Balzano. Come no? Purtroppo adesso molto probabilmente, dopo la critica che ha subito per via di queste rimonte, può anche darsi che si sia convinto. Non credo, perché da come ha parlato non credo che sia convinto. Io ho seri dubbi che possa cambiare. Ecco, la domanda è questa, Paolo: ci si arriverà? Secondo te? Ma ci servirà a cambiare questo tipo di... Io non credo. Non credo. Oggi perciò mi chiedevo se oggi sia stato un caso oppure se sia una tendenza a questo atteggiamento un po' più prudenziale, ma solo in un'ottica di conquistare i punti in classifica, certo. Non perché cambia quello che vorrebbe fare oppure come vuole giocare. Probabilmente pure è anche un fatto inconscio della squadra, che non si sbilancia più. Lui vorrebbe una squadra tipo basket, attacco, sì. E difende alla stessa maniera, sarebbe il massimo, ma insomma nel calcio mi sembra che non, che non sia tanto ipotizzato. Quindi bisogna mantenere una compattezza, sempre le stesse distanze fra i vari reparti, credo che questo volesse dire, e quindi evitare gli allungamenti per evitare poi delle situazioni di squilibrio che poi ti possono penalizzare. Quando trovi la squadra, perché diciamolo pure che oggi il Carpi
non è stato tanto tanto brillante, secondo me ha un po' deluso. Sì, tra l'altro il giocatore più rappresentativo, non è il Carpi delle ultime stagioni, il giocatore più rappresentativo, Bakogu, non era al meglio della condizione, tra l'altro aveva dei problemi al ginocchio. Era un po' scocciato di stare in campo, sì, mica sono tanto d'accordo su questo. Io dico che oggi il Pescara è stato nettamente superiore al Carpi. No, su questo, cioè che il Pescara abbia giocato la sua buona partita non ci sono dubbi. La differenza, mentre a Cremona ha giocato una squadra impaurita, il Pescara a Cremona ha giocato impaurito. Perché le critiche, soprattutto i primi 30 minuti, tant'è che abbiamo tirato all'ultimo minuto la punizione di Canute, è vero o no? Oggi invece la squadra ha giocato con maggior personalità, quasi si fosse convinta uno spirito diverso, almeno come ho visto la partita. Però è anche vero che il Carpi rispetto alle ultime stagioni ha perso giocatori ha perso giocatori di indubbio valore, insomma Letizia, Di Gaudio, Bianco, è chiaro, non è il Carpi degli ultimi tre anni. Oltretutto ha preso quel ragazzo del Marcore. Giocava a Manfredonia in Serie D, giocava anche a Chieti, è stato per sei mesi nel 2014, però insomma non ha lasciato il segno, soltanto tre presenze. Allora, andiamo a leggere qualche post. Sì, Rodolfo Stanziale scrive: buonasera, non sono affatto d'accordo con Zeman, anche vincere 1-0 e fare un gol più degli altri, a me francamente piace di più perché mi dà terribilmente fastidio prendere anche mezzo gol. Infatti in collegamento in diretta su Sky c'era Novellino dopo Zeman che ha detto l'esatto contrario, ha detto: ho ascoltato Zeman, con tutto il rispetto, se io prendo gol mi arrabbio come una iena. Vabbè, sono due punti di vista completamente differenti. Antonio Ramacciato: buonasera Massimo, grande Balzano oggi, deve giocare sempre, forza Pescara. Ciao Antonio. Gianluca De Luca: buonasera, un saluto al caro Aldo. Oggi con Balzano e Bovo la squadra l'ho vista più equilibrata ed esperta, forse un po' più di esperienza a centrocampo ci darebbe un'ulteriore sicurezza. Allora, su Bovo, altro tema importante: seconda partita senza subire gol. È solo un caso che con Bovo in campo il Pescara non abbia incassato gol? Lo abbiamo chiesto a Zeman, sentite la risposta. Per me è un caso, però si vede che influisce su altri difensori per non fare errori che hanno fatto prima, perché io ripeto il concetto che noi abbiamo preso sempre gol a squadra schierata in superiorità numerica, poi per errori individuali abbiamo subito dei gol. Che lui è un difensore bravo, a parte che è rientrato da poco dopo lunga assenza. Io li vorrei un po' più attivi tutti. Per ora è un caso, ha detto Zeman. Ma guarda che Zeman, quando dice non dice cose scontate. No, infatti. Dice cose che poi si verificano puntualmente, e quindi io dico che aspettiamo un attimo. Secondo me fra due o tre partite, se continuiamo a non prendere gol, allora possiamo dire con certezza, e lo direbbe anche Zeman. Questo sì. Oggi come oggi ci vuole l'ennesima verifica, però non è un caso a mio avviso che con Bovo in campo il Pescara non abbia subito gol. Lui vorrebbe che il sistema deve funzionare, Bovo no, spersonalizzato, esatto. Chi sta in campo, chi gioca deve andare. Il suo karma è questo, il suo karma, no? È il sistema che deve funzionare al di là delle persone che lo interpretano. Sì, allora, andiamo a leggere qualche altro post. Ce n'era uno, mi pare, di Marina Presutti: buonasera a tutti, complimenti per la vittoria, squadra ancora un po' immatura, Brugman il migliore, facciamo un campionato tranquillo senza voli pindarici. Infatti noi rimaniamo anche seduti, chiaro, quindi i voli pindarici non li vogliamo assolutamente fare. Squadra ancora un po' immatura, oggi invece io ho visto qualche progresso sotto questo punto. Sta crescendo molto, secondo me rispetto all'inizio il Pescara sta crescendo di partita in partita. Adesso guardare i recuperi, perché anche per esempio a Salerno, il Pescara ha fatto una grossissima partita a Salerno, ha sbagliato il 3-0, poi ha preso un gol bellissimo di Sprocati. Sì. E alla fine difesa schierata, esatto. Lui, però diciamo che è una squadra che continua a crescere, adesso sembra più matura addirittura. Ecco, infatti a me si percepiscono indubbiamente crescenti segnali di maggior maturità, questo è un fatto molto positivo, perché abbiamo detto che la squadra peraltro è molto giovane, per cui
Per quanto riguarda Brugman, che io sono d'accordo, ecco, ha fatto un grandissimo secondo tempo. Il primo tempo si era un po' troppo schiacciato vicino a Capone, giocavano forse troppo vicini. Mi sembra che il Carpi i riferimenti laterali cercava di sempre di raddoppiare sia dall'uno che dall'altra parte. E quindi il primo tempo è stato un po' limitato, ma ha fatto bene. Però il secondo tempo è stato devastante. Io lo so che per te è un pupillo, come lo è per il sottoscritto, però io da Brugman mi aspetto sempre di più, perché il giocatore di maggior talento che Pescara in questo momento. Ti assicuro che ci sta arrivando. Fabio Pelagatti, buon Pescara oggi, vittoria conseguita in modo intelligente. Vorrei fare un appunto sul progetto del nuovo stadio. Beh, questo porterà inevitabilmente programmi importanti per un pronto ritorno in Serie A e una permanenza stabile in categoria. L'Adriatico diventerà un fortino inespugnabile col pubblico a diretto contatto col campo, una cosa naturalmente che non avverrà subito, ci vogliono 3 anni, 1 anno per le autorizzazioni e 2 per i lavori. Insomma, andiamoci cauti anche sull'argomento. È stato presentato il progetto, per carità, tutto bello, fattibile evidentemente, però ci vuole del tempo ancora prima di parlare di realtà. Visto la burocrazia italiana, a meno che non si è benito il presidente del Frosinone Stirpe, che in prima persona insieme al comune e hanno fatto un gioiello. Il caso di mutuare l'espressione di Marina Presutti, non facciamo voli pindarici sull'argomento. Allora, 20:46, dobbiamo ascoltare altri contributi realizzati dal nostro inviato Enrico Giancardi. Allora, il primo che vi proponiamo è l'intervista, breve intervista realizzata con l'autore del gol partita, il match winner, Cristian Capone, talento senza dubbio cristallino, purtroppo in prestito secco dall'Atalanta, soltanto 18 anni, già 3 gol, terzo gol consecutivo nelle ultime 4 partite. Capone. Sì, sicuramente è una importantissima vittoria per noi, ci dà fiducia, ci dà coraggio per le prossime partite. Sicuramente oggi rispetto alle altre gare abbiamo rischiato meno in fase difensiva, siamo contenti, ora sono sicuro che la squadra durante la settimana si allenerà bene per il Cittadella e farà un grande risultato. Sono contento per il mio avvio, è ancora lungo il campionato, devo e dobbiamo continuare così, perché l'importante è che la squadra riesca ad arrivare più in alto possibile. Magari siamo più bravi a difendere, ci difendiamo meglio e questo ci porta come oggi a vincere la partita. Dal rimorchio. Eccoci qui, allora 20:47, abbiamo ascoltato Cristian Capone, ancora complimenti a questo ragazzo che purtroppo salterà la partita col Cittadella e programma domenica alle 12:30 perché impegnato con la nazionale Under 19. Questo Pescara è di un altro pianeta, un saluto a Massimo Profeta, grazie a Andrea Di Cecco, un amico, naturalmente si brinda nel bar, credo di Alanno, non lo so, però comunque salutiamo tutti gli amici che hanno postato questa foto, soprattutto Andrea, Marco Esposito. In ogni caso Zeman spettacolare, personaggio unico con una ironia irresistibile, io sottoscrivo, ci divertiamo sempre nel prepartita, facciamo delle conferenze stampa davvero molto particolari, lui risponde a tono, dice le cose, naturalmente lui ha un modo di vedere molto diverso dagli altri, però è sincero, è proprio schietto. Ma questo gli ha creato tante nemicizie, specialmente in certe grandi squadre. Assolutamente. Senza fare nomi, se no si offende d'accordo. Qualcuno. Però sul fatto che il Pescara, ecco, oggi non dico che si sia irrigidito la domanda fatta da un collega, sul fatto che insomma la squadra adesso si difende meglio. Lui dice: non è che ci difendiamo meglio, il problema è che adesso non facciamo più errori individuali nelle retrovie come è successo nelle ultime due pareggi contro Entella e Salernitana. Gli ultimi 4 gol subiti. Effettivamente il Pescara li ha incassati a difesa schierata, quindi sotto questo profilo Zeman ha ragione, Paolo. Sì, lui ha tenuto, credo, a sottolineare il fatto che i gol presi sono imputati solo a errori individuali, certo, e non ad errori di sistema. Se noi non avessimo commesso quegli errori individuali non avremmo, non dà la colpa a come è impostata la difesa, impostato il gioco, solo errori individuali. Però secondo me, per esempio, nella penultima partita, quindi non quella con la Cremonese, qualche sbilanciamento c'è stato, nel senso, molte volte i palloni persi a centrocampo
procurano, perché i difensori non sono molto veloci, ti procurano delle situazioni di forte disagio, come quella dei due gol, quella quello che è stato scavalcato. Vabbè, però quello di Luppi la difesa era schierata, Mazzotta aveva fatto un errore, Mazzotta, in quel anche il portiere che ha lasciato la porta, ma Mazzotta, cioè, lì derivava tutto da una situazione di disagio, nel senso che si perde palla e poi la difesa, cioè quelli che stanno dietro la linea della palla, no, però, no, però io sono d'accordo con Zeman quando dice errori individuali, errori di reparto, ma non perché la squadra si sia sbilanciata, ecco, questo voleva dire, gli ultimi quattro gol subiti, effettivamente ha ragione, però il sistema dovrebbe anche prevedere che gli errori ci possono stare, quindi voglio dire, un sistema di autoimmune, come devo dire, per correggere situazioni. Io credo una cosa, prima di andare in pubblicità, il Pescara deve stare attento solo ad una fase di gioco, cioè quando a palla a centrocampo con gli esterni difensivi che già sono nella metà campo salendo, e perde palla, lì ci possono essere problemi, quando magari ci sono state delle situazioni, ma anche oggi se vogliamo oggi dopo 13 minuti verso la bandierina Mazzocca c'aveva una palla, se l'è fatta rubare perché non copriva la palla, ha crossato, non è successo niente, ha fatto lo stesso con Lentella, la palla andava sul fondo, basta che l'accompagni, questi sono errori, situazioni pericolose, si fa fatica poi a recuperare e a rimediare, perfetto. Andiamo al telefono, poi pubblicità, pronto Rete 8 Sport, poi ascolteremo Balzano e poi una carrellata di alcune partite, i gol di alcune partite di Serie B prima di parlare del Teramo. Pronto Rete 8 Sport, buonasera Francesco, la Pescara. Salve Francesco. Allora, oggi secondo me la differenza lo fa un giocatore di esperienza, e ci vogliono qualche giocatore di esperienza in una squadra di giovani, e secondo me la difesa è migliorata tantissimo con l'utilizzo di Bobo, e anche Balzano oggi mi è piaciuto tantissimo. Sì, è vero. E sono giocatori esperti che danno sicurezza e che incentivano, promuovono, diciamo, anche la sicurezza dei giocatori a centrocampo. Dimmi la verità, Francesco, eri tranquillo anche tu? Tu sei stato a Carpi, no? Hai visto la partita in TV? Io in TV l'ho vista. Ecco, quindi come me, come il sottoscritto, io mi sono sentito molto più tranquillo nelle ultime due partite, cioè in coincidenza con il ritorno di Bovo. Esatto, è la stessa impressione che ho avuto io. Con la Cremonese, con Bovo, abbiamo visto una difesa nettamente migliorata. Poi, quello che volevo dire... che con Autè e con Ribalì anche loro stanno migliorando, assolutamente, mi è sempre piaciuto fin dall'inizio, con Ribalì sta migliorando, però forse devono un po' migliorare sotto l'aspetto nella fase di appoggio, diciamo, assolutamente, sono d'accordo, grazie Francesco. Un'altra cosa, Massimo, velocemente io non sono d'accordo quando sento dire da diversi cronisti, no, vedere il Pescara più equilibrato è come se dicesse che corrispondesse a un gioco non prettamente zemaniano. Essere una squadra più equilibrata, una difesa più attenta, questo l'ha detto oggi Balzano a un'intervista, non significa non giocare alla Zeman, perché le trame d'attacco alla Zeman ci sono state. Sì. Poi magari in una partita ce ne possono stare di più. Beh, è chiaro. Però purtroppo ha un punto di vista differente il nostro allenatore. L'allenatore dice si può trovare l'equilibrio se tutti attaccano e tutti difendono, quindi ci dobbiamo mettere d'accordo. Io mi trovo perfettamente d'accordo con te, per carità, questa partita magari la facesse sempre una partita del genere del Pescara. grazie Francesco. Allora 20:53, ci fermiamo per pochi istanti, linea alla regia. Eccoci qui, allora 20:59, dobbiamo ancora ascoltare Balzano, sicuramente un buon rientro, a distanza di 3 anni, nuovo debutto con la maglia del Pescara, ha dato esperienza, personalità, ha giocato con il consueto furore agonistico che gli riconosciamo da sempre, ma intanto rivediamo il gol che ha deciso il match, perché è stata una chiara azione di stampo zemaniano con Koulibaly che ha attaccato lo spazio, la profondità,
profondità, bravo Balzano ad assecondare il movimento del compagno di squadra, poi Koulibaly senza guardare in mezzo gira il pallone e trova prontissimo alla conclusione ravvicinata Capone che anticipa tutti. Certo, un po' a dormire stavano i giocatori del Carpi, ma capita così, no? Sbaglia il Pescara, sbaglia anche il Carpi, ma è stato molto bello il movimento di Capone. Ma tutte e due, tutte sia e quello due. Di Koulibaly che certo. Si è girato senza guardare, ha rimesso sì. In mezzo e a Capone è stato bravissimo a anticipare il difensore. È stato bravo. Tipo il gol dell'Entella quando sì. Ha anticipato certo. Tipo Koulibaly a rimettere la palla un po' indietro. Un po' indietro, chiaro. E quindi ha favorito l'inserimento di Capone che ha anticipato. Da uno sguardo in mezzo, si gira, la mette dentro. Esatto. La mette un po' indietro. E quello arriva da dietro. Proprio a sbilanciare i difensori centrali del Carpi ed è stato molto bravo anche Capone in quel movimento. Ad anticipare. Sì, a bruciare proprio i difensori. Emiliani, un gol importante, un gol da 3 punti, il terzo nelle ultime 4 partite per questo gioiellino di sicuro avvenire. Insomma, noi ci vogliamo sbilanciare, ma credo che abbia anche la testa sulle spalle. Io ci ho parlato qualche volta. L'ha intervistato Sky dopo, ha detto: che differenza hai trovato tra Gasperini e cosa? Sono due grandi allenatori portati a offendere. Certo. Dice: però devo dire, Zeman mi sta insegnando certi movimenti che sono indispensabili per un attaccante. La stessa cosa che ha detto Immobile tanti anni fa, mi ha insegnato dei movimenti. Assolutamente. E questa è Zeman. E questa è la riprova. Maestro. Tra l'altro, Capone nasce in realtà come trequartista e quindi il merito di Zeman credo sia evidente. Sai che dopo c'è la diretta. Sì. L'ha detto il ragazzo, l'ha intervistato. Sia lui che Lopez dello Spezia che ha segnato. Sì, Lopez dello Spezia, ricordiamo, un giocatore che lo scorso anno ha vinto il campionato con Benevento, classe 85, spagnolo, anzi uruguaiano con passaporto spagnolo. Tra poco vedremo la prodezza da 3 punti che ha regalato appunto la vittoria allo Spezia in inferiorità numerica. Da qualche minuto era stato infatti espulso Capelli al 76esimo, all'84esimo il gran gol di Lopez, ma è il momento di riascoltare Antonio Balzano. Sì, avevo molta voglia perché oggi ho fatto i calcoli 4 mesi che non facevo una partita, quindi dentro non vedevo l'ora di poter contribuire a un risultato fondamentale per noi, perché abbiamo portato a casa davvero una vittoria in un campo molto difficile. Non è mai stato facile vincere qui e ci siamo riusciti. È una gran prova di sacrificio oltre che di gioco e per noi deve essere davvero la strada giusta per camminare senza porci un traguardo ad oggi. Penso che nel secondo tempo sia stato tutto molto più facile, con sofferenza, ripeto, perché queste partite ti fanno bene, perché soffrendo hai portato a casa un risultato che è fondamentale e dobbiamo continuare su questa strada. Il mister vuole comunque che continuiamo a giocare e fare il suo gioco sempre, qualsiasi siano le situazioni. Il discorso è che l'esperienza ti porta a capire che in alcune situazioni bisogna difendere, bisogna compattarsi e soffrire. Poi naturalmente col tempo verrà fuori il gioco e sarai per 90 minuti nell'altra metà campo correndo su e giù solo attaccando. Per me è davvero un orgoglio di aver indossato la maglia del Pescara. Ho sempre sapevo che prima o poi sarei tornato, l'avevo già detto questo, e per me è davvero motivo di orgoglio riniziare una stagione all'esordio con una vittoria, non poteva andare meglio. Complimenti Antonio Balzano, ha detto tutto in pochi secondi, la penultima risposta quando ha dichiarato testualmente Antonio Balzano: sono partite che non possono che fare bene, vinte in modo soffrendo. Ci sarà tempo per giocare meglio al calcio, certe volte bisogna soffrire con l'esperienza tenendo i reparti compatti e uniti, mai slegati. Mi sembra questa la chiave della partita di oggi, no? Sì, ma comunque sia, lui c'ha tante esperienze e penso che abbia detto una cosa giusta. Ma a proposito di Balzano, sì. Volevo dirti una cosa, sto ragazzo sognava di tornare a Pescara. Certo, come no? Lui vive a Roma, io ho conosciuto una ragazza che lui conosceva, è venuto fuori il discorso, abito a Pescara, dice, un mio amico... Tu sempre gioca... con le donne però, eh? No, un mio amico, no, ero con un mio amico che gioca a Cagliari... Con tua figlia, no, stavi con una donna, l'hai detto, un'amica, quindi... Un mio amico che gioca a Cagliari,
E ha giocato a Pescara e il suo sogno è tornare a Pescara. Chi è questo? Balzano. Ma non ha mai nascosto il desiderio, sogno che poi si è realizzato di tornare a Pescara. Tra l'altro 2 anni di contratto con opzione per il terzo. Non è più giovanissimo, ma neanche anziano, classe 86, credo. Quindi 31 anni. Beh, se l'inizio è questo, è assolutamente confortante. Posso dire una cosa? Sì, come no? Un'intervista che mi è piaciuto molto, è per bene. Equilibrio e per contenuti. Sono d'accordo con te. Molto bene. Assolutamente, è stato molto lucido. Molto lucido. Telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Giuseppe. Salve Giuseppe. Allora, Balzano è un grande e ha fatto fare il gol. Poi io ieri stavo con Luca insieme a te e ho detto che Pescara oggi vinceva 2-0. Luca? Ah, lì appoggio gli Ulivi? Ah, ecco, appoggio adesso ti ho riconosciuto, sì, come no. Luca, che intervistiamo sempre sulla pagina Facebook in diretta dopo la rifinitura del Pescara, il sabato, anzi il venerdì. Bravo. Come no? Io mi sono sbilanciato, tu no però. No, io non mi sbilancio mai, sono sempre prudente come il Pescara di oggi. Io però ci ho azzeccato. No, complimenti, è vero, ricordo perfettamente il tuo vaticinio. Ci vediamo. Come no? Ci vediamo venerdì. No, allora. Ci vediamo sabato, perché la rifinitura ci sarà sabato, presumibilmente, allora, si gioca domenica. Perfetto, un abbraccio, un saluto a Luca, Altrettanto, ciao. Grazie, grazie. 21:05 minuti. Allora, facciamo così: vediamo velocemente i gol di alcune partite del campionato di Serie B, partendo da Parma Salernitana. Il vantaggio del solito di Cesare, secondo gol consecutivo. Dunque, il Parma in vantaggio. Il Parma che raddoppia con Lucarelli, classe 77, se non vado errato, quindi a 40 anni suonati. L'esperto difensore del Parma. Ma attenzione, ma perché nel secondo tempo c'è la rimonta, un gol uguale al pazzesco, uguale a quello che ho fatto Sprocati, con Mattia Sprocati, classe 1993, molto simile a quello segnato al Pescara. E qui invece c'è il rigore, ma insomma è clamorosa la trattenuta di Jacoponi, che poi sarà espulso, e la rete firmata dal dischetto da Luigi Vitale, ex giocatore del Lanciano tra l'altro, nella stagione 2007-2008 con Moriero in panchina. Questo è il gran gol di Donnarumma, Empoli in vantaggio ad Avellino, nulla può Radu, davvero una grandissima girata, uno dei gol più belli di questa giornata. Poi il raddoppio di Zajc, lo sloveno Zajc, classe 1994, sembra fatta per l'Empoli, e invece ci sarà la reazione, direi decisa, determinata da parte dell'Avellino. Rivediamo il gran gol di Zajc, prima rete in Italia per il ragazzo sloveno. Questo è il gol invece di Krešić, difensore del 96, 1,98, un gigante in prestito dall'Atalanta. Il rigore per questo fallo subito da Castaldo, se ne incarica lo stesso Castaldo, che non è più giovanissimo, 35 primavera. Il 2-2 firmato dall'esperto attaccante dell'Avellino, e poi il 3-2 definitivo, che sarà realizzato di testa con i difensori dell'Empoli, guarda un po', delle statuine in mezzo all'area tra due giocatori, il colpo di testa di D'Angelo, giocatore che insomma gioca all'Avellino credo da 7-8-9 anni, D'Angelo che porta, dunque, che firma la vittoria per la formazione irpina. Qui invece siamo a Brescia, la rete di Han, il nordcoreano, ma davvero non finisce di stupire, questo, grandissimo gol che va ad anticipare il suo dirimpettaio, gran colpo di testa, nulla da fare per il portiere della Brescia. Qui la reazione di Caracciolo, riesce solo a smanacciare il pallone Rosati, 1-1, Andrea Caracciolo, classe 81, ancora Caracciolo, azione insistita, e poi Bisoli, il gol della vittoria all'80esimo, dunque anche qui in rimonta Brescia batte Perugia 2-1. Andiamo a Cittadella, decide questo calcio di rigore, il fallo di Pezzi su Lupi, non ha dubbi il direttore di gara, sul punto di battuta lo specialista Troiano, il capitano dell'Entella. Dunque finisce 1-0 per la squadra di Castorina. Qui siamo invece alla Spezia in 10 uomini, espulso Capelli, il gran gol
palla all'84esimo di Lopez, ex Benevento, come ricordava lo stesso Aldo Fattore. Guardate che tiro, un tracciante di rara potenza e precisione, nulla da fare per il portiere del Bari. Dunque Spezia batte Bari 1-0. Sono le 21:09. Diamo uno sguardo al prossimo turno insieme con Max Pacilio, che ringraziamo, ci guida in modo come sempre irreprensibile dalla regia. Abbiamo già detto, il Pescara giocherà contro il Cittadella domenica prossima alle 12:30, all'ora di pranzo, orario insolito ma ormai siamo abituati da anni. Dunque Pescara Cittadella alle 12:30, il resto del programma: Bari Avellino, Cesena Spezia, Cremonese Ternana, Empoli Foggia, Entella Brescia, Novara Frosinone, Palermo Parma, Perugia Provercelli, Venezia Carpi e Salernitana Ascoli. Ricordiamo che domenica prossima non ci sarà la Serie A per gli impegni delle varie nazionali, quindi si giocherà tra sabato e domenica in Serie B e poi ci sarà il posticipo di lunedì. Antonio Ramacciato, buonasera Massimo, è vero che Oddo va al Genoa? Non lo sappiamo, se ne parla comunque da un po' di tempo. Però c'è un brutto pesce il Pescara domenica. Cittadella è una squadra molto insidiosa. Assolutamente, è una squadra insidiosa, ben allenata da Venturato, che lo scorso anno tra l'altro ha centrato le semifinali playoff. Paolo? Sì, sicuramente, però diciamo che più che sull'avversario a questo punto io mi preoccupo della situazione del Pescara, cioè sì. Mi preoccupo nel senso che auspico che questi miglioramenti crescenti possano continuare anche ovviamente nella partita con il Cittadella, che sicuramente non sarà una partita facile, però sono fiducioso per il fatto che, ripeto, vedo questa squadra un po' più matura, un po' più equilibrata, e quindi sicuramente la partita è alla portata e questi altri tre punti non dovranno sfuggire per recuperare tutto quello che Pescara ha perso all'inizio. Dovrebbero tornare a disposizione condizionale quanto mai d'obbligo di rigore Mancuso e Latte, però insomma ci hanno detto che è Penso praticamente che certo. Questa sarà già un'intelaiatura, sì, esatto. Quella di oggi sarà già certo. Un'intelaiatura che Zeman porterà avanti. Capone salterà per impegni con la nazionale Under 19 questo confronto. Potrebbe giocare a questo punto Benali al primo minuto, non ne abbiamo parlato, però Benali ha fatto registrare un ottimo impatto sul match. Sì, sì, ma guarda, secondo me Zeman ha detto a fine partita aveva voglia. Aveva voglia, bellissimo. Ecco. Ma no, ma ha detto quello che pensava. E vedi, delle volte certo. Dice quello che uno pensa. No, ha fatto bene, lo deve tenere tutti sulla corda. Beh, significa che lo ha pungolato anche a dovere Zeman, sì, no? Certo, perché oggi davvero ha risposto bene Benali. Perché con questi utilizzi part-time, chiaramente il giocatore che sa di essere, è consapevole di essere di un certo livello nella categoria, ci potrebbe pure diciamo rimanere male questo fatto, condizionarne il rendimento. Invece ogni volta che entra è sempre da sempre un'impronta, lì rimane sempre il fatto che se deve giocare ala o se deve giocare mezzala. No, mezzala Zeman, ha già detto Zeman che secondo lui non può giocare mezzala. Secondo me potrebbe essere più fruttuosamente utilizzato come mezzala. Non lo so, lo proverei anche come il problema è che Zeman non siamo noi gli allenatori. Zeman, no, Zeman è stato categorico. Sì. Sì, certo, Benali, allora, la storia di Benali, tra l'altro ho parlato spesso in questi giorni con Ivo Iaconi, che l'ho avuto a Brescia alle dipendenze. Benali nasce mezzala, poi è stato molto bravo Oddo l'anno della promozione a spostarlo di qualche metro più avanti nel 4-3-2-1 come trequartista, che probabilmente è il ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Il problema è che Zeman non gioca con i trequartisti, è tutto qui. Cioè, e quindi bisogna che si adatti, però se gioca come ha fatto negli ultimi 20 minuti di oggi, 20-25 minuti di oggi, io credo che le premesse di oggi sono incoraggianti anche per Benali. Assicura sempre un contributo molto positivo. Sai perché? Per Ganz, perché io sono convinto che ha voglia che dico Ganz. Ma Ganz, io penso lì, che lo tenga in debita considerazione. Insomma, penso ho già fatto... che lo tenga in considerazione, però non gioca. E questo non fatto che demoralizza. No, tu mi insegni, un ragazzo che non gioca si demoralizza, non è vero. Questo è vero, però sai, togliere il capocannoniere, sette gol in sette partite. Certo, non va a segno da tre partite Pettinari, sicuramente c'è stata una flessione anche in Pettinari, ma è fisiologica. Però oggi, è anche dura. Oggi ha sfiorato un gol, sì. Oggi per esempio mi è piaciuto di più rispetto alle precedenti partite.
partite, ha combattuto di più, ma ha lavorato di più per la squadra. Si sacrifica sempre, esatto, torna sempre a metà campo. E io, ritornando, Immobile, Maniero titolare, sì, giocato Immobile, Maniero l'ha fatto giocare l'ultima partita che segnò il gol e con la Roma. Come ha detto Zeman alla vigilia di questa partita, Maniero era titolare, è vero, Maniero aveva più talento di Immobile, ma Immobile più fame, sì, questo che ha fatto la differenza. Sì. E poi Immobile è migliorato tantissimo nel tempo. Allora, volevo solo ricordare il rullino di marcia del Cittadella prima di parlare del Teramo. Il Cittadella ha gli stessi punti del Pescara, ne sono 10 fin qui conquistati, con 3 sconfitte però. La seconda giornata a Frosinone, a Novara alla quarta e oggi appunto la settima in casa, la prima sconfitta interna. Ha vinto contro Ascoli, Cesena 4-0 e ad Empoli nel penultimo turno, Empoli 0 Cittadella 1. E quindi insomma è una squadra che comunque va spesso a segno, nelle ultime due partite in realtà un solo gol, però è una squadra organizzata, questa organizzata è una squadra organizzata, rendimento discontinuo, ma comunque è una squadra assolutamente pericolosissimo. Litteri è un giocatore di categoria, sempre delle volte che si assente, però attacca al momento opportuno, ti fa gol assolutamente. Poi c'è anche Kouamé, che è un ivoriano molto ma molto interessante, che viene dall'Inter, insomma è la classica partita di B. Da prendere con le molle. Da prendere con le molle, come dice Zeman, ci dobbiamo abituare a questo campionato in cui si gioca con le palle lunghe a scavalcare il centrocampo, molta fisicità. Il Pescara sotto questo profilo sta migliorando perché ha messo anche un po' di centimetri, se vogliamo, no? E soprattutto di struttura. Bovoli dietro, Coda in mezzo al campo, Canutè, quindi si sta adeguando diciamo così a questa categoria, lo sta facendo in fretta. 21:15, ci fermiamo per l'ultima volta e poi parleremo nella parte conclusiva di questo speciale del Teramo, che domani ospiterà la Fermana alle 14:30. Pubblicità. Ball position. Eccoci qui, allora 21:20, stavamo dicendo Aldo del Cesena, il popolo vuole Castori. Il popolo vuole. A noi ci dispiace tantissimo intanto per Andrea Camplone, davvero ci dispiace molto. Sono cose che accadono agli allenatori, però sappiamo anche che la situazione societaria Cesena è tremenda. Non dico che è drastica, ma quasi. Ma è tremenda, tremenda. E quindi già, infatti ha levato tutti i giocatori. Strano che abbia preso Cacia. Certo. Perché se tu vai a vedere, ha preso tutti i giocatori sconosciuti, si è levato quelli che facevano la differenza. Ha rispolverato quel giocatore, quello che sta a Pescara. C'è ancora Cascione. Cascione. Sì. Ma io l'ho visto giocare, è una cosa penosa il Cesena. Quindi qui non c'entra Camplone e compagnia bella, proprio che la società, cioè la squadra rispecchia quello che è la società. Certo, certo. È un po' quello, come quello che sta succedendo un po' all'Aquila, che però lì non c'è la società e la squadra si sta esprimendo bene, però a lungo andare. Allora facciamo così, Serie C, vediamo il quadro completo degli incontri. Oggi l'anticipo a Reggio Emilia, la Sambetese ha battuto la Reggiana Samba di Francesco Moriero 2-0, gol di Gelonese e Miracoli. Le partite in programma domani alle 14:30, Bassano, Albino Leffe, Gubbio, Sud Tirol, eccolo qui il quadro. Teramo, Fermana, Triestina, Renate alle 18:30, Fano, Ravenna, Modena, Mestre, Padova, Sant'Arcangelo. Lunedì alle 20:45 il posticipo di fronte Feralpi, Salò e Pordenone. Feralpi, Salò che sarà avversaria del Teramo giovedì perché ci sarà il turno infrasettimanale. Giovedì alle 14:30 ancora Teramo, Stadio Bonolis di fronte Teramo e Feralpi, Salò sarà il posticipo del turno infrasettimanale. Domani riposa il Vicenza, 2-0 l'anticipo, la Samba ha vinto dunque a Reggio Emilia ed ora ascoltiamo le ultime in vista di Teramo Fermana, ormai ci siamo, domani alle 14:30. Paolo Durante. Al Bonolis arriva la Fermana dell'ex Marco Sansovini. Al di là del sale aggiunto nelle ultime ore dopo le dichiarazioni dell'ex biancorosso che ha precisato la sua verità sui motivi del mancato rinnovo contrattuale, la partita assume un'importanza notevole per entrambe. Il Teramo deve infatti riscattare la sconfitta pesante di Pordenone, iniziando anche a mettere fieno in cascina. La squadra marchigiana vuole continuare a rimanere nei quartieri alti, magari centrando quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva.
Nella conferenza stampa pre-gara il tecnico del Teramo Asta ha sottolineato le qualità dell'avversario. In avanti la coppia Lupoli-Sansovini con 7 reti è la più prolifica del girone, ma ha aggiunto che il Bonolis deve diventare il fortino della sua squadra, che tra l'altro giocherà in casa anche nel turno infrasettimanale contro il Feralpi Salò, anche se i biancorossi giocheranno giovedì. Sul piano tecnico Asta è tentato dal cambiare qualcosa nell'ottica dei 3 impegni in 7 giorni, ma probabilmente l'11 sarà lo stesso di quello visto a Pordenone, anche per dare una certa identità alla squadra. Semmai nella partita successiva potrebbe fare tirare il fiato a qualche giocatore. Dalla lista dei convocati manca Maddio per un'infiammazione tendinea al ginocchio destro. Il giocatore dovrebbe riaggregarsi martedì e dunque essere tra i disponibili per la gara in programma giovedì. Nella fermana, che il tecnico destro schiererà secondo i canoni del 4-4-2, ancora è indisponibile D'Angelo. Sansovini, che nella partita di Sant'Arcangelo è partito dalla panchina, potrebbe giocare dal primo minuto. Questa è la scheda di presentazione del nostro Paolo Durante, il probabile 11 del Teramo, Calore, Trepali, Ventola, Caidi, Speranza e Sales a comporre il reparto arretrato, poi Varas, De Grazia e Ilaria a centrocampo, davanti Bacio Terracino e Tulli a supporto di Foggia, 4-3-2-1, 4-3-3 che dir si voglia, comunque insomma saranno tre attaccanti con Tulli e Bacio Terracino a ridosso di Foggia. La Fermana 4-4-2, Fermana che sta andando molto bene, è una matricola, 3 vittorie consecutive, Valentini Trepali, Iotti Comotto, tra l'altro esperto difensore. Ex Perugia, ex esatto, Torino. Esatto, bravo, ex Perugia e Torino, Gennari e Sperotto in difesa, Petrucci, Greco, Urbinati e Misin a centrocampo, davanti Cremona che lo scorso anno già aveva fatto parecchi gol in D, quindi ha dato un contributo importante nella promozione della Fermana, nel ritorno della Fermana in Lega Pro, ex Lega Pro, attuale Serie C, Cremona con Lupoli. Lupoli è un giocatore di categoria ha fatto la B, ha fatto anche la A, è stato in Inghilterra, giocatore importante, tant'è che Sansovini, l'ex di turno, comincerà almeno inizialmente dalla panchina. Sansovini, classe 80, ha fatto già 3 gol con la Fermana, lo scorso anno 9, c'è stata una polemica con Campitelli, non so se hai letto, Aldo, sì, negli ultimi giorni. Ma io sai, il Teramo lo seguo anche perché Campitelli lo conosco. Qual è il tuo punto di vista su questa polemica? Ma io devo dire che avrebbero fatto bene a trattarsi tutti e due, perché è Sansovini, tu dici che ha fatto 9 gol, ma quando l'ho visto giocare l'anno scorso a Teramo era un oggetto misterioso, faceva i gol, ma tant'è che non è che fosse molto amato. Insomma, la squadra non è che lo abbia aiutato. È più vero di tanto, però, no? Però non il discorso, alla fine del campionato, infatti lui e Barbuti fuori, sì. Poi insomma a un certo punto questi giocatori devono anche capire, è vero che hanno i contratti 2, 3, 4 anni, però dovrebbero rendere in base a quello che prendono, e invece se un giocatore decide, bravo, decide che se ne vuole andare e c'è il contratto triennale, se ne va e tutti zitti. Invece se il giocatore... Vabbè, però questo non è stato il discorso di Sansovini, che ha proposto anche l'allungamento del contratto pur questo, di rimanere questo, a terra. Questo non lo so se gli ha proposto l'allungamento. Io dico questo solo lo dico, cosa, è andata così. Io ti posso dire una cosa... I tifosi si sono opposti e Campitelli ha cambiato decisione. Sì, ma ti posso dire una cosa, che io so che Campitelli aveva trovato diverse sistemazioni e lui inizialmente rispondeva sempre picche, questo so. Okay. Poi... è inutile, comunque sì, io dico che Sansovini c'ha quasi... Questa sera, non so se avrei capito, no. Paolo, abbiamo l'avvocato difensore del presidente del Teramo. Ma non è che... ma guarda, io ho una grossa stima di tutti i presidenti, sai perché? Perché sono... Assolutamente. Sono criticati, però sono i primi a mettere mano al portafoglio, e gli altri che criticano il portafoglio... Non, sono ma, d'accordo... Quindi questo... Col discorso che hai fatto sono assolutamente d'accordo. Sul caso Sansovini la verità, non è da una sola Sansovini parte. Sansovini è un pupillo dei tifosi del Pescara, è stato un pupillo anche mio, però onestamente a Teramo ha fatto 9 gol, però la squadra magari non è dato... Nella mediocrità del campionato del Teramo lo scorso anno ha fatto secondo me tantissimo, 9 gol non sono pochi, sì, vabbè, però, 80, non 36, è che sono stati 9 gol decisivi. Ho capito, però se non ci fossero stati quelli magari il Teramo...
Avrebbe salutato forse prima la Serie C, per fortuna che non è andata così, nel senso che si è salvata seppur ai playout con Lumezzane, ma lo scorso anno al di là di Sansovini sono stati fatti errori a monte, tanti allenatori, sbagliate le scelte iniziali, tanti giocatori. Questo è verissimo, però Sansovini è il singolo, lì si è sbagliato tutto. Sarò stato sfortunato, io ho visto 2 o 3 volte il Teramo dal vivo, ti posso assicurare che ricordavo un altro Sansovini, io perciò dico che quando uno viene per stipendiato bisogna che in campo dà l'anima. Svogliato Sansovini, sinceramente, no, io non l'ho mai visto. Quelle partite, quelle tre che ho poi visto non io. Abbia reso secondo le aspettative, te lo posso concedere, ma svogliato un giocatore come Sansovini. Quelle 3 partite che ho visto io. Adesso, 3 partite su 38. 3 partite ho visto. Allora il tuo giudizio è parziale. Sono d'accordo. Paolo, qual è il tuo punto di vista velocemente? Io adesso chiaramente non ho seguito il Teramo l'anno scorso, lo seguo così un po' da sì, giornali. Però tutto si può dire di Sansovini, tranne che sia svogliato. Che Sansovini abbia evidenziato dei comportamenti. Assolutamente. Ho la massima stima, l'ho avuto anche modo di conoscerlo personalmente, la massima sia come professionalità che come persona, potrebbe non aver reso come era secondo come le, erano aspettative. Le aspettative, ma i problemi però erano dal altri, punto di vista professionale, quindi evidentemente ci stavano altre cose che il pubblico di Teramo non è che lo non è scattato il feeling, magari ci sono stati altri motivi, anche con Moreo l'anno prima non era scattato il feeling, poi Moreo però lì veniva, era giustificato perché veniva un campionato che avevano stravinto, per cui rivedevano la Padula e Donnarumma e Moreo assolutamente, e comunque in bocca al lupo al Teramo per la partita di domani. Questa è la cosa più importante. Sansovini da giovedì può cominciare. Questa è la cosa più importante. Volevo chiudere ricordando che domani cominceranno anche i campionati di basket. In Serie A2 il Roseto ospiterà a Ravenna al Pala Maggetti ore 18, ma comincerà anche la Serie B, 5 formazioni abruzzesi, l'Amatori Pescara sarà di scena a Bisceglie, e poi c'è il derby Giulianova Teramo che torna credo dopo qualche anno. Dopo diversi anni. Oltre 20 anni. E poi ci sono anche Ortone e Campi. 5 formazioni abruzzesi, quindi molti derby. No, il Chieti farà la C quest'anno. Chieti è ripartita dalla Serie C, un'altra società, che ha fatto la Serie A. E bocca al lupo, insomma, le formazioni abruzzesi del basket, 21 e 29, sono in orario, è una cosa stranissima. Mi sto sorprendendo, però per la gioia della nostra regia, molto del nostro probabilmente Max stasera Pacini. Ci tieni a sinorare perché c'è la moglie che ti aspetta. Quello sempre, e la saluto e l'abbraccio. Saluto anche da parte mia. Come no? Grazie ad Aldo Fattore, grazie a Paolo Toro, grazie a Max Paciglio in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Buona serata. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding.